A ridosso delle festività natalizie a Petilia Policastro, questa mattina 15 dicembre 2013 è stata officiata nella chiesa di San Francesco di Paola una celebrazione eucaristica a beneficio dell'Arma dei Carabinieri. La celebrazione ha rappresentato un momento di fede per i carabinieri e i loro familiari. Un momento molto importante è stato evidenziato nelle parole del parroco ardorino Salvatore Cimino e dai sindaci intervenuti Amedeo Nicolazzi, Petilia, Armando Foresta, Mesoraca e Diodato Scalfaro, Santa Severina. Si hanno avuto parole di cordialità e di buon augurio affinché il bene si imponga sempre sul male e che l'Arma dei Carabinieri prosperi i propri impegni giornalieri. Significativo pensiero lo si è avuto per i bambini nelle scuole ad insegnar loro la vicina e protettiva figura del carabiniere. Buongiorno a tutti, padre Salvatore, io la ringrazio dell'amicizia, della disponibilità che ci dà sempre in maniera disinteressata e così calorosa. Fabrizio quest'anno per la prima volta non ha fatto riferimento calcistico, alla Befana faremo. Dobbiamo temere che ci sia una conversione. Ma fino alla Befana c'è una moratoria, fino alla Befana. Io voglio ringraziare i signori sindaci e amministratori locali, la loro presenza per noi graditissima ed importante. Voglio salutare i colleghi degli altri corpi di polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, con i quali lavoriamo a volte e combattiamo tra mille difficoltà. È importante ed è significativo come ci si unisca in questa circostanza tutti insieme, uomini della Chiesa, uomini rappresentanti delle amministrazioni locali, dello Stato in divisa, della scuola importantissima che è la nostra, nella quale è la sede nella quale alberga la nostra vera speranza, che i ragazzi, le nuove generazioni possano crescere con la certezza del rispetto della legge, del rispetto dell'uno con gli altri. Per questo io sono particolarmente grato della presenza dei rappresentanti della scuola. Siamo tutti qui e ci accomuna tutti una medesima cosa. Abbiamo giurato tutti fedeltà alla patria o al nostro Signore. Io vi chiedo una cosa, noi siamo molto forti e convinti delle nostre idee, dei nostri valori. Ai normali cittadini, ai comuni cittadini, dateci forza per essere ancora più forti. Questo vi chiedo. Che si possa essere tutti da una sola parte, tutti gli uomini di buona volontà, persone delle amministrazioni locali, dello Stato, della scuola, della Chiesa, cittadini normali, tutti dalla stessa parte. In Accademia il nostro motto era in latino una aces, ovvero una sola schiera. Si sta tutti da una parte, i buoni stanno tutti da una parte. Chiunque non sta con noi non ci vuole bene, non vuole bene al proprio paese, non vuole bene alla propria religione, non vuole bene al proprio popolo. Non esistono zone grigie, esistono solo i buoni da una parte e i cattivi dagli altri. Cerchiamo di essere uniti, perché siamo sicuramente più forti. Questo è un augurio che io rivolgo a tutti, un'esortazione che rivolgo a tutti. Io voglio esprimere il mio augurio e per un sereno Natale a tutti voi, in special modo ai miei carabinieri. Io li ringrazio per quello che fanno quotidianamente, particolarmente rivolto ai marescialli e ai comandanti di stazione. Mille difficoltà riguardano la loro giornata di lavoro, di famiglia, a volte anche di salute. Io per questo li ringrazio e mi permetto in questa circostanza di chiedere scusa se a volte il loro comandante è un po' troppo severo o troppo rigido. L'ultimo pensiero ai nostri amici più cari, ai bambini, ai ragazzi che sentono un po' di più, ancora di più questa festa. Mi fate un regalo, uno solo piccolo, non costa niente, non dovete spendere risparmi. La notte di Natale, quando aprite i regali, che è il momento più bello delle feste per voi, ricordate che in quella circostanza un pizzico di quella serenità che avete a casa, di quel benessere che avete a casa, lo si deve anche agli uomini in divisa che lavorano anche quella notte per cercare di farvi essere felici e far modo che possiate vivere le feste, ma tutti i giorni dell'anno, in maniera tranquilla. Grazie e buon Natale.
Nel corso della celebrazione ha suscitato una certa commozione il momento della preghiera del carabiniere. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima madre di Dio e nostra, noi, carabinieri d'Italia, a te leviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice con il titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Amen. Rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.